Audiolibro del Vangelo secondo lo Spiritismo di Allan Kardec. Legge Cristina Papani. Paragrafo 15. L'uomo di mondo, l'uomo fortunato che per una parola pungente, un motivo banale, mette in gioco la sua vita, quella vita che Dio le ha dato, e mette a repentaglio la vita del suo simile, quella vita che appartiene solo a Dio, costui è colpevole 100 volte di più del miserabile che, spinto dalla cupidigia, a volte dalla necessità, penetra nella casa altrui, ruba ciò che brama e uccide chi lo intraccia nel suo piano. Costui è quasi sempre un uomo senza alcuna educazione, che ha solo una nozione approssimativa del bene e del male, mentre il duellante appartiene quasi sempre alla classe più illuminata. L'uno uccide brutalmente, l'altro con metodo e stile, cosa che lo rende scusabile presso la società. Aggiungo anche che il duellante è infinitamente più colpevole dell'infelice che, cedendo a un sentimento di vendetta, uccide in un momento di esasperazione. Il duellante non ha la minima scusa, perché anche se preso dalla passione, fra l'offesa e la riparazione, ha sempre del tempo per riflettere. Egli agisce dunque freddamente e con premeditazione. Tutto è calcolato e studiato per ammazzare con la maggior certezza possibile l'avversario. È vero che espone egli pure la sua vita, ed è questo che riabilita il duello agli occhi del mondo, poiché vi si scorge un atto di coraggio e disprezzo per la propria vita. Ma c'è del vero coraggio quando si è sicuri di sé. Il duello, residuo dei tempi delle barbarie, quando il diritto del più forte faceva la legge, sparirà con una più sana interpretazione del vero senso dell'onore e man mano che l'uomo avrà una fede più viva nella vita futura. Agostin, Bordeaux, 1861. Paragrafo 16. Nota. I duelli diventano sempre più rari, ma di tanto in tanto se ne vedono dolorosi esempi, benché il numero non sia paragonabile a quello di un tempo. Allora un uomo non usciva di casa senza prevedere uno scontro e pertanto prendeva delle precauzioni. Un segno caratteristico del costume dei tempi e dei popoli sta nella consuetudine di portare armi, esibite e celate, offensive e difensive. L'abolizione di questo uso testimonia il civilizzarsi dei costumi ed è interessante seguirne il progresso dall'epoca in cui i cavalieri non cavalcavano mai se non corazzati e armati di lancia, fino ad arrivare a munirsi di una semplice spada, divenuta più un ornamento e un accessorio del blasone che un'arma offensiva. Un altro aspetto dei costumi è dato dal fatto che una volta i duelli individuali avevano luogo per strada, sotto gli occhi della gente, che si scostava per lasciare campo libero. Oggi ci si nasconde, oggi la morte di un uomo è un avvenimento che commuove, una volta invece non ci si faceva caso. Lo spiritismo toglierà quest'ultimo retaggio di barbarie, infondendo negli uomini lo spirito di carità e di fraternità. Capitolo 13. Non sappia la tua sinistra quel che fa la destra. Fare del bene senza ostentazione, le sventure nascoste, l'obolo della vedova, invitare i poveri e gli storpi. Istruzione degli spiriti, la carità materiale e la carità morale, la beneficenza, la pietà, gli orfani. Fare del bene senza ostentazione. Paragrafo 1. Guardatevi dal praticare il bene davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma quando tu fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6:1-4. Paragrafo 2. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, se vuoi,
tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sì, purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Matteo 8:1-4. Paragrafo 3. Fare del bene senza ostentazione è un grande merito. Nascondere la mano che lo fa è ancora più meritorio. È il segno incontestabile di una grande superiorità morale, perché per vedere le cose da un livello più alto di quello comune bisogna prescindere dalla vita presente e identificarsi con la vita futura. In una parola, bisogna collocarsi al di sopra dell'umanità per poter rinunciare alla soddisfazione che deriva dalla testimonianza degli uomini e attendere l'approvazione di Dio. Chi tiene più al suffragio degli uomini che a quello di Dio dimostra che ha più fede negli uomini che in Dio e che la vita presente vale per lui più di quella futura, o persino che non crede nella vita futura. Se sostiene il contrario è come se non credesse in quello che dice. Quanti sono quelli che compiono il loro obbligo nella speranza che il beneficiato lo vada a gridare in giro? Quanti quelli che la luce del giorno donano ingenti somme e, quando non c'è nessuno che possa vedere, non darebbero una moneta? È per questo che Gesù ha detto: quelli che fanno della beneficenza con ostentazione hanno già ricevuto la loro ricompensa. Infatti, chi cerca la sua glorificazione sulla terra per il bene che fa, si è già ricompensato da solo. Dio non gli deve più niente. Gli rimane solo la punizione per il suo orgoglio. Non sappia la tua sinistra quel che fa la destra. È una figura retorica che caratterizza mirabilmente la beneficenza offerta con modestia. Ma se c'è la vera modestia, c'è anche la modestia recitata, l'immagine della modestia. Ci sono persone che nascondono la mano che dona, avendo cura di lasciarne intravedere un po', preoccupandosi se qualcuno non li vede nasconderla. Indegna parodia delle massime di Cristo. Se i benefattori orgogliosi sono poco apprezzati dagli uomini, che cosa ne sarà al cospetto di Dio? Costoro hanno già ricevuto la loro ricompensa sulla terra. Sono stati visti. Sono soddisfatti di essere stati visti. Questo è tutto ciò che avranno. Quale sarà dunque la ricompensa per chi fa pesare la sua beneficenza sul beneficiato, obbligandolo in qualche modo a testimoniargli riconoscenza e facendogli sentire la sua posizione col sottolineare il prezzo dei sacrifici che egli si impone per lui? Oh, per costui non c'è neppure la ricompensa terrena, perché viene privato della dolce soddisfazione di sentire benedire il suo nome. E questo è il primo castigo per il suo orgoglio. Le lacrime che asciuga a vantaggio della propria vanità, anziché salire al cielo, ricadono sul cuore dell'afflitto e lo feriscono. Il bene che fa è senza vantaggio per quello, perché gli viene rinfacciato, e perché il bene rinfacciato è come una moneta falsa e perciò senza valore. La beneficenza senza ostentazione ha doppio merito. Oltre alla carità materiale, c'è la carità morale. Essa rispetta la sensibilità del beneficiato e gli fa accettare la beneficenza senza che suo amor proprio ne soffra, salvaguardando la dignità dell'uomo, perché colui che accetterà un favore rifiuterebbe un'elemosina. Ora, fare di un favore un'elemosina, per il modo in cui lo si fa, vuol dire umiliare chi lo riceve, e c'è sempre orgoglio e cattiveria nell'umiliare qualcuno. La vera carità, al contrario, è delicata, poiché il beneficio offerto viene nobilmente dissimulato per evitare che anche una minima causa possa ferire. Infatti, qualsiasi ferita morale andrebbe ad aggiungersi alla sofferenza che nasce dal bisogno. La vera carità sa trovare parole dolci e affabili che mettono il bisognoso a proprio agio di fronte al benefattore, mentre la carità orgogliosa lo schiaccia. Il massimo della vera generosità si raggiunge quando il benefattore, invertendo i ruoli, trova il modo per sembrare lui stesso il beneficato di fronte a colui al quale rende un servizio. Ecco che cosa vogliono dire le parole: non sappia la tua sinistra quel che fa la destra.
Le sventure nascoste. Paragrafo 4. In occasione di grandi calamità, la carità si manifesta in modo sommo e si verificano dei generosi slanci per riparare i disastri. Ma, accanto a quei disastri pubblici, ci sono migliaia di disastri privati che passano inosservati, di persone che giacciono malate senza lamentarsi. Si tratta di disgrazie discrete e nascoste, che la vera generosità sa andare a scoprire senza che venga sollecitata alcuna assistenza. Chi è quella donna dall'aspetto distinto, dell'abbigliamento semplice ma curato, seguita da una ragazza anch'essa vestita con riservatezza, che entra in una casa dall'apparenza poverissima, dove senza dubbio è conosciuta, perché sulla porta la si saluta con rispetto? Dove va? Sale fino all'abbaino. Là giace una madre circondata dai suoi bambini, e al suo arrivo la gioia brilla negli occhi di quei visi smunti. Ecco lei che viene a lenire i loro dolori, che porta il necessario con dolci e consolanti parole, cosicché il beneficio viene accettato senza arrossire, perché questi sventurati non sono dei mendicanti di professione. Il padre è all'ospedale e la madre non può far fronte alla necessità della famiglia. Grazie a questa signora, quei poveri bambini non soffriranno né la fame né il freddo, andranno a scuola vestiti con abiti caldi e il seno della madre non diverrà arido per i più piccini. Se qualcuno di loro si ammala, la buona signora non avrà alcuna esitazione a prodigarsi per lui in tutto ciò di cui ha bisogno. Da qui ella si reca all'ospedale per portare al padre qualche sollievo e tranquillizzarlo sulla sorte della famiglia. All'angolo della strada l'attende un'automobile, un vero magazzino di cose d'ogni genere che porta i suoi protetti, via via che compie il suo giro di visita. Lei non chiede né la loro fede né le loro opinioni, perché per lei tutti gli uomini sono fratelli e figli di Dio. Al termine della sua missione quotidiana dice fra sé e sé: «Ho incominciato bene la mia giornata. Come si chiama? Dove abita? Nessuno lo sa. Per gli infelici è un nome che non rivela niente, ma è il loro angelo consolatore. E la sera un concerto di benedizioni si alza verso il Creatore. Cattolici, ebrei, protestanti, tutti la benedicono. Perché quell'abbigliamento così semplice? È perché non vuole insultare la miseria con il suo lusso. Perché si fa accompagnare da sua figlia? È per insegnarle come si fa a praticare la beneficenza. Anche sua figlia vorrebbe fare la carità, ma sua madre le dice: «Che cosa puoi dare, figlia mia, se non è niente di tuo? Se io ti consegnassi qualcosa da passare agli altri, quale merito avresti? Sarei io, per la verità, a fare la beneficenza e il merito sarebbe tuo. Non è giusto. Quando andremo a far visita a un ammalato, tu mi aiuterai a curarlo. Ora, prestare delle cure e donare qualcosa non ti sembra sufficiente? Niente più semplice. Impara anche a fare delle cose utili, per esempio, confezionare degli abiti per i bambini. In questo modo tu donerai qualche cosa che viene da te». È così che questa madre, veramente cristiana, educa sua figlia alla pratica delle virtù insegnate da Cristo. È una spiritista. Che importa? In privato è una donna di società, perché la sua posizione lo esige, ma nessuno sa quello che fa, perché non vuole altra approvazione se non quella di Dio e della sua coscienza. Quando un giorno una circostanza imprevista porta da lei una delle sue protette per consegnarle un lavoro, questa la riconosce e fa per benedire la sua protettrice. «Taci», le dice, «guarda di non dirlo a nessuno, così ha parlato Gesù».